Ragazzi, buonasera! È la prima volta che vedete dentro due macchine praticamente uguali. Mai successo. Suzuki Swift 1.4 Turbo e 1.4 Turbo Hybrid. Una no e una sì. Tutte e due montano il pedal sprint. E poi abbiamo anche lui che è arrivato. Lui già lo monta con la sua Hyundai i20N, eccola lì. Cioè, ormai facciamo i raduni qua da Jerry. Ti vengono a trovare. Clienti che portano altri clienti, gli amici degli amici, praticamente il suo amico contattato su Instagram, cavolo, voglio montarlo anch'io, un pedal sprint, ma c'ho la macchina come la tua, vai da Jerry, e sono venuti insieme. Quindi ragazzi, mettete dentro le macchine che vi faccio un bel video insieme. Ragazzi, anche questa nuova di pacca, nuova, 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 Suzuki Swift, che ha pochissima strada, se non sbaglio c'ha qualche mese di vita la macchina, vediamo un attimo. Sì, 8.500 km, ragazzi. Quella di là ne ha 40.000. Un po' di più, ma uguale. Questa è mappata con lo scarico, questa è originale. Tutte e due col pedal sprint. Quindi, ragazzi, anche con le macchine mappate si può montare il pedal sprint in abbinata, come dicevo ieri. Questa ovviamente aspetterà un attimo che farà lo scarico. E ripariamo la mappa, aspirazione con un filtro dell'aria e via andare. Ragazzi, adesso usciamo a fare un test drive su questa, perché questa qua c'è già sul canale, con questa qua nuova. A dopo, ciao ragazzi! Ragazzi, qua abbiamo giapponesi e coreane e i clienti, tutti qua. Raduno da Jerry oggi. Hyundai 20N che l'avete già vista sul canale e dentro abbiamo le due Suzuki. Eccole qua, una, due e quella dietro tutte col pedal sprint. Ragazzi, che è? Top, che dire, grande il pedal sprint. Quindi si aggira anche una cerchia di appassionati, perché poi tra appassionati di auto dello stesso modello, perché questi e questi si sono sentiti su Instagram e si sono contattati. Lui gli ha detto che monta il pedal sprint, lo voglio montare anch'io che seguo Jerry su YouTube da anni. Tac, è arrivato oggi. Là abbiamo fatto bingo con TikTok, 70.000 visualizzazioni solo su quella Hyundai i20N. Ragazzi, che dire? Manca da 500 Abarth e poi abbiamo fatto bingo. Queste macchine qui, questa, la Suzuki nera, la Hyundai i20N e la 500 Abarth rossa che c'è sul canale. Ci vediamo tutti e tre all'evento che ci sarà il 22 settembre al centro commerciale Mappello. Saremo tutti lì. Quindi lì ci sarà, poi pubblicherò della roba più avanti dove farò un po' di pubblicità a quell'evento lì dove Celeste Mappe e Peda Sprint sponsorizza. E siamo dentro lì tutto il giorno al centro commerciale. Ragazzi, andiamo a fare un test drive con questa e ci vediamo alla prossima. Allora, ragazzi, tramite mappa. Su questa macchina qua possiamo attivare i bang, che sarebbero questi, i bang in cambiata, gli spari, i peps and bang. Vai! L'attiviamo anche su questa qua. A posto, grazie. Orecchie scassate. Perfetto, grazie. Ragazzi, buon pomeriggio, siamo a bordo della Suzuki Swift 1.4 Turbo, questo è modello hybrid, giusto? 129 cavalli con l'accoppiata del motore termico per arrivare a 140 cavalli. Se mi tiri sul finestrino così o accendi anche il clima come preferisci, guarda. Tac, perfetto. Ragazzi. Oh. Siamo solo in comfort, eh? Ma andiamo via dritto. Te hai conosciuto il pedal sprint come? Tramite YouTube, sì, stavo Quindi ancora, vi. non avevo preso la macchina e mi erano già usciti dei video cercando appunto la Suzuki. Perfetto. Visto? È spento. È più lineare, è più pronta e siamo sempre in comfort, sto facendo le prove, dopo ci possiamo spostare in sport e race.
Ragazzi, al momento che ore sono? 5:30. Bello orario per fare i test drive, questo è. Perfetto. Ragazzi, il ragazzo arriva da Milano, giusto, sei proprio di Milano. Visto un video su Instagram, su YouTube, cioè su YouTube, scusami, e contattato un altro su Instagram, non so come è successo il giro, o prima è contattato no, me. Prima tramite YouTube, poi Alessandro, che fa parte di un gruppo su Instagram, mi ha parlato di te adesso. Sinistra, sinistra, ok, perfetto, sinistra ancora. Ragazzi, Alessandro è quello con la Suzuki nera, esatto, che ormai è già più di un anno che ce l'ha montato lui. Tac, spento. E semi sport. Ragazzi, come dicevo prima, 8000 km. Quindi dove si può montare per la sprint? Dal Pandino, parliamo da lì, dal Pandino a Lamborghini. Cioè non c'è tutte. Benzina, diesel, hybrid, plug-in, metano, GPL, turbo aspirate, diesel. Qua andiamo a destra. Elettrica, tranne la Tesla, ma elettriche le abbiamo fatte. Tutte praticamente. Guarda, è uscito fuori di terza. Ti sembra più leggera la macchina? Tutto sinistra. È più reattiva. Adesso te la tengo così, sport. Vedi, poi questo rettilineo qua, la prima destra. Abbiamo questo piccolo rettilineo, bello tranquillo, liscio, senza buche. Cambia sei marce, ragazzi. Questa la conosco bene, sta macchina, perché mi gira in famiglia, quindi sappiamo come va. Cioè, per dire, adesso col clima acceso, ragazzi, sesta marcia. Cioè, ma anche se sei più basso di giri in sesta, per dire, sotto coppia, basta che tu schiacci un pelo, la macchina riprende, torniamo indietro. Quindi faccio fare una partenza da fermo, esatto, in sport, e siamo così. Ecco, così te l'ho spento, è tornata pesante. Andiamo a destra. Adesso metti anche la terza, sotto coppia. E l'impressione qual è? È come se tu gli dassi un overboost al turbo. Sì, un scorte. Esattamente. Quindi lui cosa farà? In questo caso qua, noi siamo in race, lui spegniamo il cellulare, lo mettiamo qua, il cellulare spento. Quindi lui cosa farà? Accende e spegne la macchina, sarà sempre in race. Quindi non c'è più bisogno di aprire l'app. Lascia a casa il cellulare, a lei non gli interessa il della sprint, rimarrà in race. O sport, quello che preferisci te. L'unica cosa che tu vuoi, apri l'app per fare un cambiamento tra sport, comfort e race, eco, eco più o pedal block. Ragazzi, abbiamo attivato il CarPlay, così lo puoi vedere anche da qua. Lo smartwatch, mentre che non ce l'ha, ma tanto nel pacchetto premium c'è dentro, andiamo a destra. E poi lo scatola 0-100, quella chiccata lì che piace agli smanettoni. Se questa qua ti picchia contro il vetro. Aspetta. No, sì. Sì, no. Sì, così. Lasciala lì. Bene, ragazzi. Che dici? Bello, bello. Si può fare. Interessante. È dentro del misto stretto che serve. È dal misto stretto, ragazzi, perché dopo lui ovviamente lui non dà velocità massima o cavalli, lui lavora praticamente sui bassi, cioè il pedale acceleratore hanno un lag, tutti i pedali acceleratori elettronici. Se avesse avuto il cavo acceleratore, questo problema non c'era. Okay, sì. Ma col pedale elettronico tutte le macchine, anche questa qua davanti, hanno quel problema di lag. Cioè, tu come schiacci è subito pronta. Ragazzi, Suzuki sprintata, cliente grande te. E seguitemi sul canale Jerry Pedal Sprint su YouTube e showroom trattino basso, no scusate, Pedal Sprint su YouTube e Jerry Pedal Sprint su Instagram. Ragazzi, alla prossima, ciao ciao ciao, ciao, ciao.